Buonasera a tutti i nostri web spettatori con Mondo Napoli Live sia su Facebook che su YouTube. Stasera grande appuntamento con un super ospite, Stefan Zvuk, che il calciatore ha lasciato tanti bei ricordi a Napoli e molti tifosi gli sono tutt'oggi ancora molto riconoscenti. Ma prima di entrare nel vivo del nostro appuntamento, vi voglio ricordare, come al solito, di seguirci su tutti i nostri canali social, quindi su Facebook e Instagram al nome di Mondo Napoli Page, il nostro sito ufficiale www.mondonapoli.it, la nostra chat Telegram Mondo Napoli Chat, di scaricare la nostra applicazione Mondo Napoli e di iscrivervi al nostro canale YouTube Mondo Napoli Channel. Come vi dicevo prima, stasera avremo un grandissimo ospite e oltre alla nostra intervista lui leggerà tutti i vostri commenti, quindi mi raccomando, scriveteci in tanti. E proprio perché è molto importante questa intervista per noi, stasera ci divideremo in due parti composte da due team differenti. Che appunto la prima parte dove si tratterà il passato di Stefano, mentre nella seconda parleremo di temi più attuali. Quindi colgo l'occasione per invitare il primo team qui con me, che è composto da Raffaele Ciccarelli, Luigi Di Palma, Michele Cecere e Alessandro Pone. Buonasera a tutti, ciao Gabri. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, buonasera. Innanzitutto siamo molto in hype, no? Siamo molto in attesa di questo super ospite. Oh no, Raffaele. Siamo molto molto emozionati. Personalmente sono molto emozionato per questa intervista perché per la nostra redazione è sicuramente un onore avere come ospite un calciatore come Stefan Zvuk, di importanza enorme per Napoli. E io però ho un rapporto speciale con questo calciatore e magari lo spiegherò a lui a breve. Beh, Però Raffaele, è noi possiamo dire anche. che siamo insomma nati nell'epoca di Stefano, più o meno, quindi Sì, noi siamo qualche nati. racconto ce l'hanno fatto. Noi siamo nati nell'epoca di Stefan e i racconti, ho mio padre che non fa altro che parlare di Stefan Zvuk, sono cresciuto con Stefano, quindi per me è una grande, grande emozione parlare con, come dire, la mia infanzia, mettiamola così. Michele, tu hai qualche aneddoto in generale? Sì, io credo che la cosa più bella inerente proprio alla figura di Stefan Zvuk è che è riconosciuta da una intera generazione di tifosi del Napoli come la prima luce dopo Maradona. Credo che questo sia una cosa di cui il nostro ospite credo vada molto orgoglioso perché non è da tutti, soprattutto in un pubblico molto difficile, no? Come siamo noi, tendiamo molto spesso a giudicare negativamente, invece lui è veramente ancora idolatrato, quindi questo credo sia È una delle cose vero, più infatti belle. sì. Come dicevo prima, è molto acclamato ancora dai tifosi. Il nostro super ospite è pronto. E prima di farlo entrare in diretta con noi, vogliamo dargli il benvenuto ed omaggiarlo con un video che abbiamo preparato per lui stasera. Quindi, buona visione. Buonasera Stefano. Ciao, ciao a tutti, buonasera a voi. Innanzitutto mi permetto di darti del tu e voglio ringraziarti a nome di tutta la redazione di Mondo Napoli per essere qui con noi stasera. Ma guarda, innanzitutto benissimo il tu, così mi fai sentire subito a mio agio e poi ringrazio io voi sia per il filmato sia per le belle parole che avete speso nei miei confronti e poi mi fa sempre molto piacere collegarmi con qualsiasi cosa riguardi Napoli. Noi siamo molto entusiasti di questa tua presenza qui con noi stasera e come dicevo prima ai nostri utenti, siccome data la tua importanza, abbiamo diviso questa intervista in due parti. Quindi la prima parte si compone un po' dei temi del tuo passato, mentre la seconda invece tratta dei temi un po' più di attualità, quello che sta succedendo adesso. Quindi io volevo già iniziare col chiederti,
una cosa molto personale, piuttosto, perché comunque noi siamo giovani e molto spesso capita che dei giocatori rifiutino, no, le offerte per arrivare nella piazza partenopea, magari perché spesso Napoli appare come una città un po' pericolosa o magari poco accogliente. Noi ci chiedevamo, volevamo sapere come hai affrontato tu la situazione a Napoli, com'è stato quando hai accettato di venire a Napoli da parte tua e della tua famiglia. Ma guarda, io ho sempre fatto un discorso all'inizio, siccome io non conoscevo Napoli perché non c'ero mai stato, ho fatto solo un discorso calcistico, cioè nel senso che per me era un'occasione importantissima vestire la maglia del Napoli, giocare al San Paolo in uno stadio di 70-80 mila spettatori, una piazza che la reputo una delle più importanti assolutamente in Italia, e perciò per me era un'occasione troppo importante, no? Poi sono sempre abituato a vedere le cose con i miei occhi prima di giudicare, anche quando sento parlare di qualsiasi cosa, preferisco prima di dare dei giudizi, diciamo, essere in prima persona a toccare se è vero o sbagliato quello che dico. Perciò Napoli io l'ho affrontato a questo concetto qua, sono venuto giù consapevole che era un'opportunità grossissima, che non sapevo com'era la città, perché non lo sapevo, conoscevo bene la mentalità delle persone del sud, perché i miei genitori sono meridionali, perciò bene o male un po' i comportamenti, come vivono, come pensano, insomma io già li conoscevo e perciò di quello non mi ero mai preoccupato. E ho trovato una città completamente diversa da come la dipingono, completamente ed estremamente più ospitale, più accogliente rispetto a tutte le città del nord, ma quello fa parte del carattere degli abitanti del sud. E poi una città che io ho trovato tutto quello che serve a un giocatore e a un non giocatore per stare bene. Poi è vero che ci sono quartieri che sono più o meno pericolosi, però quelli ci sono a Milano, ci sono a Roma, ci sono dappertutto, però a Napoli io ho vissuto benissimo e sono stato benissimo, tant'è che io ogni settimana sono giù sia per lavoro che per magari piacere o per altre cose, perciò il legame è rimasto fortissimo e rimarrà tale per sempre. Ciao Questo ci rende Stefano. orgogliosi. Ciao Stefan, innanzitutto voglio anche io dirti che è un onore averti qui con noi, ma aggiungerei che per me significhi qualcosa di molto di più. Te lo spiego in breve perché ci tengo non moltissimo, ma di più. Come dire, il bello di noi napoletani è che ci basta poco per innamorarci. Noi non guardiamo le vittorie, ma la passione, l'amore che un calciatore dà alla nostra maglia. Sei uno di quelli che ha dato tanto Guarda, tutto il casino che sto facendo è per attaccare la spina, aspetta, che sono qua. Si spegne tutto e non vorrei mai saltarsi il collegamento. No, perché altrimenti come si fa? Vai. Scusa, ti ho sentito poco, dimmi. No, tranquillo. No, dicevo che per me significhi tanto, te lo spiego il perché. Perché, come dire, il bello di noi napoletani è che ci basta poco per innamorarci. Noi non guardiamo le vittorie, ma la passione, l'amore che un calciatore dà alla nostra maglia. E tu sei uno di quelli che ha dato tanto in termini di affetto. E torno a ciò che ho detto prima e a quanto significhi per me. Io avevo solo 2 anni quando arrivasti a Napoli, ma è come se ti avessi visto giocare, perché mio padre era ed è totalmente pazzo di te. La prima maglietta che mi comprò di un calciatore di Napoli fu proprio la tua, quindi non faceva altro e non fa altro che parlare di te, Maradona e Rudy Kroll. Quindi oggi non era più nella pelle, non poteva crederci che io ti avrei intervistato insieme alla mia redazione. Quindi hai segnato la mia infanzia e mi hai fatto avvicinare più di tutti a questi colori. Quindi per me è emozionante, come detto all'inizio, un onore parlare con la mia infanzia. Dai, mettiamola così. Quindi innanzitutto ti dico questo. Se questa è scia, questa è scia. Non ti ho più sentito, mi sa che l'auricolare l'ultima cosa non ha funzionato.
Abbiamo un po' problemi di linea questa sera, no? Ho Problemi detto tecnici. sì, ho detto che per me, quindi è un'emozione parlare, come ho detto all'inizio, con la mia infanzia, perché sei stata la mia infanzia, se hai ascoltato ciò che ho detto prima. Sentito tutto il resto, sull'ultima frase. Guarda, ti dico che intanto la prima cosa che abbiamo capito è che tu vuoi fare un grande intenditore di calcio. Capito subito i suoi idoli. A parte gli scherzi, sai, fa sempre piacere e indubbiamente mette anche un po' in imbarazzo quando dei ragazzi come voi, che siete giovanissimi, ricordano ancora il sottoscritto perché il papà è un grande tifoso. Cioè, è anche un po' imbarazzante, no? Perché io, fatto il calciatore, mi ritengo una persona super fortunata, aver fatto quello che ho fatto. Ho sempre cercato, come hai detto tu all'inizio, di impegnarmi al massimo, ma non solo nel campo da calcio, in tutto quello che magari uno cerca di fare, deve farlo, dovrebbe farlo con il massimo impegno. È anche vero che i tifosi di Napoli sono particolari, no? Perché il tifoso napoletano, sempre molto numeroso, sempre molto caloroso, io ho sempre pensato che non ti chiede cose incredibili, no? Ti chiede, come la stragrande maggioranza di tifosi, l'impegno e il sudore per la maglia che porti. Ho sempre ritenuto, come vi ho detto prima, una grossa responsabilità a indossare la maglia di 1,5 milioni di abitanti, una maglia che aveva indossato dei nomi importanti: Maradona, Kroll, Careca, era l'attaccante, per cui io ho iniziato a usare le Mizuno perché le indossava Careca, giocavo ancora in regionale, in Serie C, e ho iniziato a giocare proprio con le scarpe Mizuno, che erano, si chiamavano Mizuno Careca, perché io impazzivo per quel giocatore là. Poi mi sono ritrovato a indossare la sua maglia e ho sempre pensato di doverla innanzitutto onorare, non tanto facendo gol, perché quello fa parte del mestiere che ho sempre fatto, che facevo, ma bensì facendola pesare molto di più che all'inizio partita, cioè impregnarla di quel sudore che la gente richiede e pretende. Dal mio punto di vista, ed è giusto che lo pretenda da ogni giocatore che indossi la maglia del Napoli, come qualsiasi altra maglia. Non mi sono mai posto il problema se giocavo bene o giocavo male, mi sono sempre posto il problema se mi sono impegnato come dovevo o meno. Poi lo sapevo che se mi impegnavo e facevo quello che devo fare sotto il piano dell'attenzione, del sacrificio, dell'allenamento, del correre dappertutto sempre senza darti mai per vinto, anche quando perdevi 3-0, la prestazione veniva fuori. Poi ti ripeto, uno davanti alla porta lo puoi sbagliare, ma non mi sono mai arrabbiato con un compagno quando ha sbagliato. Mi sono arrabbiato più di una volta quando, secondo me, non aveva dato tutto quello che poteva dare. Quindi, su quel punto di vista, non ammettevo nessuna deroga da nessun mio compagno. Ecco, io su questa scia ti chiedo, Napoli forse è stato uno dei momenti più alti e importanti della tua vita, quindi dal punto di vista dei tifosi sei stato quasi il segno della rinascita, come dicevamo prima, e quei capelli lunghi ricordavano qualcuno che li portava prima di te. Ad oggi sei terzo dietro Cavani e Higuaín per marcature segnate in una stagione nella storia azzurra. Parlando ancora di emozioni, cosa ti porti in questa parentesi? E soprattutto nel tuo Napoli c'era un giovanissimo Paolo Cannavaro. Che ricordo hai del capitano? Ma guarda, ti dico, tanto di quell'anno mi riporto dentro tutto, di un anno e mezzo mi porto dentro tutto di bello, dall'aver scoperto la città, dall'aver scoperto angoli dove uno che non vive la città non può arrivare, certe sfumature che le puoi capire solo se capisci i napoletani, le puoi vivere solo se le vivi insieme a loro, no? Io quando vengo giù a Napoli ormai non ho bisogno di niente, ho la macchina, ho la moto, lo scooter, giro da solo, posso andare in qualsiasi posto, ancora mi fermano. Cioè, io di Napoli vivo ancora tutto intensamente come se non fossi mai andato via, ma questo è merito vostro, perché
la gente giù, i ragazzi come voi, mi ricordano tramite queste interviste, mi fermano per strada, vogliono che vada a mangiare la pizza, ma io mi sento ormai metà napoletano e metà vicentino, perché ormai ci abito qua, le due parentesi più importanti della mia vita. A livello calcistico hai detto bene, Napoli è stata sicuramente la parentesi più alta che ho avuto calcisticamente, no? Perché ho vinto campionato, sono andato in Serie A, e l'unico cruccio che ho avuto, magari non esserci riuscito anche a Vicenza, dove è la città che mi sono fermato ad abitare. Però, se dobbiamo ricordare, se tu mi dici una cosa brutta che possa ricordarmi della mia parentesi napoletana, non te la so dire. Io ho vissuto un anno e mezzo intensissimo, specialmente il secondo, perché eravamo partiti da, ero là dall'inizio, già conoscevo l'ambiente, la piazza, i tifosi dai 6 mesi precedenti, perciò sapevo che quello era un anno che non si poteva sbagliare, perché il bonus ce l'eravamo giocato già l'anno prima, e perciò l'ho vissuta 24 ore al giorno, cioè non staccavo mai. Il mio pensiero era quello di arrivare la domenica e vincere per poter arrivare il prima possibile alla vittoria del campionato e tornare in Serie A per poterlo disputare quel campionato di Serie A. Poi non è stato così, però insomma, dico la verità che tutto l'affetto che ho trovato, tutto quello che mi è capitato in quella città là e che mi capita ancora adesso, mi ha riempito di gioia come se avessi giocato in Serie A, perciò è una cosa che è difficilmente spiegare, no? Difatti, come avete detto voi, tante volte si sente qualcuno che rifiuta di venire a giocare a Napoli e io ogni volta penso che sia un pazzo, perché vuol dire che tu non hai idea, come dicono giù, un piatto vacanze, non hai niente, capito? Perciò, non c'è niente, perché se tu rifiuti una piazza del genere vuol dire che o c'hai Real Madrid, Barcellona, Napoli, allora sei lì che scegli. Però se non Napoli è una piazza con un giocatore non può rifiutare. E su Paolo Cannavaro invece, che ricordo hai di lui? Della Ma Paolo era sua carriera? giovanissimo, proprio giovanissimo, giovanissimo. Io avevo conosciuto prima il fratello Fabio, poi Fabio è iniziato a aggregarsi alla prima squadra. Pochissimo Paolo, è andato dall'anno dopo che sono andato io, qualche volta in più. Però insomma si vedeva e si percepiva che poteva magari non ripercorre la carriera del fratello, perché parliamo di un pallone d'oro, parliamo di un Coppa di uno che ha vinto i mondiali, uno che ha vinto scudetti, e parliamo di un giocatore importantissimo. Però Paolo si vedeva che poteva arrivare e dopo ci è arrivato, anche perché aveva preso dal fratello la stessa professionalità nell'allenarsi e nel dedicarsi alla vita da calciatore, che non finisce, non si limita solo all'allenamento e alla partita, ma bensì in tutto quello che lo circonda. Buonasera Stefano. Ciao. Ciao, io volevo chiederti, innanzitutto so che hai cantato e scritto una canzone bellissima per Napoli e per i napoletani. E come dicevamo prima, tu sei stata un'immagine forte per il tifo azzurro. Sicuramente il bomber che forse aspettavamo da tempo in quegli anni. Quindi io ti voglio chiedere, hai un ricordo specifico della tifoseria azzurra? Un aneddoto che ti è rimasto impresso? Non so, magari qualche boato ad un gol che ti ha impressionato? Ma guarda, sicuramente dalla tifoseria del Napoli difficilmente puoi non rimanere sorpreso, perché insomma sono talmente tanti. Ricordo un episodio della partita contro il Brescia in casa, che tutta la curva e tutti gli istinti avevano in mano il numero 9. Quando la squadra è entrata in campo, hanno alzato tutti questo numero 9 con su scritto "Grazie Bomber". E ti dico che in quel momento là mi ha fatto tantissimo piacere. L'unico un po' di punta di rammarico era perché sotto quel "Grazie Bomber" ci dovevano essere altri 10 o 15 nomi che con me avevano fatto quella cavalcata bellissima, no? Perché purtroppo quell'anno lì io feci molto bene, perciò tanti meriti sono andati al sottoscritto. Però non ci dobbiamo dimenticare che quando un attaccante fa tanto bene, come ho fatto io quell'anno lì, ci sono altri ragazzi di lui che gli permettono di fare queste cose. Come ripeto sempre, c'era solo un giocatore che poteva vincere le partite da solo.
ha giocato a Napoli, era riccio e giocava col numero 10. Gli altri hanno bisogno tutti di una mano. Per quanto riguarda la canzone, hai detto bene, l'ho cantata, non l'ho scritta perché l'hanno scritta i fratelli Artesi, l'abbiamo cantata insieme, una parentesi bellissima, divertentissima, e devo dire che è stato un ricordo, un'esperienza che mi ha riempito di gioia e mi ha fatto divertire moltissimo perché era la prima volta che vedevo una sala di incisione, insomma ci siamo divertiti molto, è stato bello, insomma. Se mi chiedi quegli anni là, ti dico qualsiasi cosa mi chiedi, è stata bella, perché poi, sai, quando vinci è sempre bello. La fai in una piazza difficile come Napoli, perché Napoli non ci dimentichiamo, è una piazza molto difficile, perché ti mette tanta pressione, perché sai in che piazza stai giocando, però è anche vero che quando le cose le fai bene, ti dà molta, ma molta più soddisfazione della pressione che ti mette addosso. Sì. Buonasera Stefano. Grazie. Io volevo invece partire proprio dalla definizione di bomber, no? Perché ultimamente, soprattutto in Italia, c'è un po' un'iconografia legata al mito dei bomber di provincia degli anni 90, soprattutto. E tu ovviamente rientri in questa categoria a pieno titolo, perché poi hai segnato il maggior numero di gol in Serie B, 135 mi pare. E quindi volevo chiederti, in realtà però non ti senti un po' anticipatore più che di quei bomber degli anni 90, in realtà degli attaccanti più moderni, anche per una questione legata alla tecnica che ti contraddistingueva, cioè eri un attaccante molto bravo a giocare anche lontano dalla porta, a differenza di quegli attaccanti d'area, no? Che in realtà erano più comuni a quell'epoca. Ma sai, hai detto bene, all'epoca si usava più avere la prima punta centrale, una magari un po' più piccola che gli girava attorno. Invece io, anche se le caratteristiche fisiche non erano quelle, ho sempre fatto la prima punta. Sicuramente dopo, negli anni dopo, un po' dopo, si è passati al falso 9, no? È stato Guardiola che faceva giocare magari o Messi come falso 9, o faceva giocare punte che non davano punti di riferimento. Anche perché si muovevano molto e per muoversi molto in agilità, venire incontro, andare lungo, far tanto movimento, le punte con le mie caratteristiche fisiche, facciamo esempio un Mertens che ha le caratteristiche fisiche pressoché identiche alle mie, è una punta un po' atipica, difatti ha fatto sempre l'esterno, poi si è spostato in mezzo. Sicuramente all'epoca ero una punta centrale un po', hai detto bene, un po' atipica perché si usavano i Vieri, si usavano i Birov, si usavano giocatori davanti molto importanti e cioè non sono stato un precursore, non potevo più crescere e mi sono adattato. Ciao Stefano, buonasera. Ciao. Senti, noi siamo piuttosto piccoli, comunque, quando tu giocavi per Male noi. per voi, Miretta, c'è tempo che cresce. Quando tu giocavi per noi, diciamo che noi eravamo pressoché neonati, quasi tutti quanti avevamo i 2 o 3 anni. Io quindi vivevo il tuo ricordo con le parole di mio cugino e quando gli ho detto che eri ospite da noi, l'ho subito detto. Gli ho chiesto appunto lui come prese la tua cessione così controversa al Torino dopo appunto essere, aver dominato la Serie B, aver trascinato la squadra a suon di gol e non essere riconfermato in Serie A. Che poteva essere la volta buona, dato che tu sei stato praticamente il re della Serie B per reti segnate nella serie cadetta. E io gli chiesi, Ivan, ma tu che è successo quando sentisti che Stefano andò a Torino? E lui mi disse che pianse veramente per ore e ore, come se se ne fosse andato veramente malato, dallo sconcerto dei nostri zii che si guardavano stupiti. E quindi proprio la domanda è se puoi svelarci qualche dettaglio del perché non si è potuta avere, diciamo, Stefan Schwolf in Serie A con il Napoli dopo averlo meritato giustamente sul campo. Ma guarda, spiegartelo è abbastanza facile, no? All'epoca anch'io non capii il motivo della mia cessione, anche perché a me mi informarono di cose fatte, quando la cosa è stata fatta. Io andai via da Napoli che avevo ricevuto delle assicurazioni di rimanere a giocare giù, di rimanere a giocare a Napoli e di disputare la Serie A.
Andai a casa, dopodiché, dopo una settimana che andai via da Napoli, mi chiamò il mio procuratore e mi disse: "Guarda, ti hanno venduto il toro." Io pensavo mi facessero uno scherzo, perché detto, mi hanno appena confermato che non andavo giù. Però, sai, dovevo rinnovare il contratto, avevo fatto il campionato, loro non mi dicevano niente, e allora io qualcosa, qualche dubbio mi sorgeva, no, nella mente, perché ho detto: "Insomma, devo rinnovare il contratto, il campionato è finito, non mi dicono niente." E hanno ricevuto questa offerta molto molto alta, perché io non dimentichiamo, avevo Napoli, avevo 31 anni, loro ricevettero l'offerta del torneo di 11 miliardi, che per all'epoca per un giocatore della mia età erano tantissimi. Poi si venne a sapere che era l'inizio degli anni che il Napoli stava iniziando ad avere dei problemi economici, perciò sai, mettere dentro 11 miliardi non era poco per un giocatore di 31 anni. Quindi con la delusione è stata tanta. Non è stato facile, ti dico la verità, assorbirla velocemente, però sai, siamo calciatori, siamo professionisti. Andai a giocare a Torino, che è un'altra grossissima piazza, una squadra importante, la storia del vecchio Toro, e perciò dovetti, mio malgrado, stilarmi la maglia azzurra e mettere quella granata, due maglie importantissime. Però il legame che ho avuto con la città di Napoli, con la città di Torino, non l'ho avuto. Difatti io non ci sono mai tornato, ma non perché avevo qualcosa contro il Torino o contro la squadra granata, proprio perché capita che qualche giocatore ha un feeling particolare con certi posti, con altri no. Io il feeling che ho trovato laggiù l'ho trovato sulla Vicenza, che è nella città dove risiedo, con i miei figli, perciò è andata così. È andata così. Ancora oggi, quando ci penso, il dispiacere viene fuori, perché è normale, no? Quando te ti separi o ti lascia la ragazza di cui sei innamorato per tanto tempo, ci rimani male, quando magari ti viene in mente e ci stai male ancora. Però ormai sono passati 20 anni, perché io ho fatto là il 99-2000, ho vinto il campionato, e quando vengo a Napoli la più grande è quella di sentirmi dire, o che mi fermano per strada e mi fanno ancora i complimenti. Questa è la cosa che mi ripaga più di tutti. Stefani, infatti stanno arrivando tantissimi complimenti da parte dei nostri utenti. Infatti, la regia prima ce li riproponeva e sono arrivate anche molte domande. In particolare, vorrei proporti una che appunto chiedo alla regia di mostrarci, che ci dice Andrea Stefanelli. Stefani, il gol che ricordi più volentieri col Napoli è in carriera? Ma guarda, sono sempre i due gol che dico ogni volta che mi fanno questa domanda. A Napoli sicuramente quello che ho fatto con la Pistoiese, perché ci ha portato in Serie A, e a Vicenza quello che ho fatto nel derby con un tiro al volo incrociato, un gol molto bello, forse il più bello che ho fatto nella mia carriera, tra i più belli che ho fatto nella mia carriera sicuramente. Questi sono i due gol che porto nel mio cuore. Non potrebbe essere diversamente, perché sono le due città, le due piazze dove io mi sono sentito a casa più di tutti. Ho capito. Noi, la nostra prima parte qui è terminata. Noi mandiamo giusto un attimo di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte. Quindi a tra Non poco. c'è problema. Va bene. Serie A Miracoli, in via Miracoli 52, adiacente alla metro di Piazza Cavour, nel centro storico di Napoli, nei pressi del Rione Sanità. Vi aspetto. Grazie.
Eccoci qua, ringraziamo come sempre il nostro sponsor ufficiale Pizzeria Miracoli dei Fratelli Esposito in via Miracoli 52. E voglio ringraziare i ragazzi che hanno curato la prima parte dell'intervista e dare il benvenuto appunto ai ragazzi che cureranno la seconda parte: Davide Luise, Ludovica Donnarumma, Antonio Duca e Nicola Izzo. Buonasera. 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 Buonasera, innanzitutto parto io, Stefano, veramente grazie anche per le ultime parole. Quando hai parlato dell'addio, hanno toccato tanti nostri studenti, hanno toccato anche noi che scalpitavamo per entrare. Sono state parole veramente dove si può toccare il cuore, per questo sono state molto importanti. In questa seconda fase vogliamo un po' parlare dell'attualità di uno Stefano Nura, e quindi io ti voglio proporre questa domanda. Insieme a Roberto Stellone ci avete fatto sognare, no? Avete fatto sognare tantissimi comunque tifosi. Certamente tu forse sei stato anche un po' da sprone a Roberto Stellone nella tua parentesi a Napoli, perché lui già c'era da qualche anno, però con te forse ha toccato l'anno migliore, il periodo migliore. Poi però nel dopo calcio le vostre strade sono state molto differenti. Roberto ha seguito la carriera da allenatore, adesso è all'Ascoli. Qui invece c'è stata una parentesi da dirigente e adesso stai comunque calcisticamente parlando, sei opinionista calcistico. La mia domanda era: come mai non hai voluto proseguire nel mondo della carriera da allenatore? Un uomo con il tuo carisma e con il suo palmarès, diciamo, a livello di squadre, esperienze vissute, secondo me sarebbe potuto essere un grandissimo allenatore. Ma guarda, io non è che l'allenatore non mi è mai interessato farlo, non mi è mai interessato farlo perché per fare l'allenatore devi avere determinate caratteristiche, deve piacerti come tutte le cose che fai. Io invece ho preferito fare il direttore sportivo, l'ho fatto a Vicenza per un paio d'anni, poi non c'è più stata la possibilità di andare avanti. A me non sono una persona che prende il telefono per chiamare gente, per cercare di avere delle possibilità. A me non mi è mai piaciuto, perché fortunatamente da giocatore non ne ho mai avuto il bisogno, perché le cose le riuscivo a far bene in campo e non dovevo chiedere favori a nessuno. Invece per fare il direttore sportivo devi un po' chiedere e fare. Io l'ho fatto 2 anni, dopodiché quando ho visto che non c'era più niente da fare mi sono dedicato ad altro. Ho avuto la possibilità di entrare nel mondo della finanza, in un altro mondo che mi piace. E niente, io adesso faccio l'opinionista per DAZN, però il lavoro, perché il lavoro mio principale, faccio il consulente finanziario. Sono uscito dal calcio, si può star bene anche senza calcio, dopo Assolutamente, aver fatto per tanti anni. l'esempio, l'esempio. Basta trovare qualcosa che ti piace, che ti dia soddisfazione, no? Può essere fare il consulente, fare il meccanico, fare il muratore. Io penso che quando uno faccia qualcosa, lo faccia o cerca di farlo nel migliore dei modi, qualsiasi cosa faccia, fa sempre onore alla persona che la fa. Ciao Stefano, innanzitutto sono davvero contento che tu stasera sia con noi, perché penso sia un'occasione di crescita importante per la nostra redazione. E quindi la domanda che ti volevo fare è: se nel calcio moderno vedi un attaccante che sembra ti possa assomigliare nei movimenti, diciamo, di attaccante, e poi quale attaccante secondo te oggi ha il vero istinto di bomber tra i top club europei? Beh, guarda, quello che mi assomiglia gioca a Napoli, perché le caratteristiche sono quelle, l'ho nominato anche prima, si chiama Dries Mertens, sia per il modo di giocare che al modo di approcciare la partita. Uno che non molla mai, uno anche quando non fa gol lo trovi sempre presente, perché dà una mano a compagni, corre di qua, corre di là, non si dà mai per vinto. Sai, nel campo europeo di attaccanti ce ne sono tanti: Suarez, Lewandowski, per parlare di più da tatti, magari sono Holland, quello del Borussia Dortmund, lo vedo un attaccante anche se ha caratteristiche diverse dalle mie. Certo. Attaccante che fa tantissimo graficamente, che vede la palla. Sicuramente penso che possa essere Lewandowski del futuro. Per rimanere in Italia, Ciro Immobile o Caputo del Sassuolo. Ottimo.
Buonasera Stefan. Si sente? Mi sento un po'. Nicola, un po' troppo male l'audio, Nicola, magari prova a non urlare tanto, che sente fin troppo bene forse. Adesso mi sentite meglio? Meglio, meglio. Sì. Buonasera Stefan, le volevo fare una domanda. Lei ha ricordato che un'altra esperienza... Se mi dai del lei mi fai sentire ancora più vecchio. Eh no, è un mio difetto che faccio fatica con le persone grandi a dare degli altri. Grazie mille. Grazie mille della concessione. Tu hai nominato l'esperienza a Vicenza come un'altra esperienza formativa della tua carriera. E nella nostra Vicenza io ho notato che sono esplosi due talenti come Paolo Rossi e Roberto Baggio. E tu infatti hai superato Paolo Rossi nella classifica marcatori del club. Ti volevo chiedere, se ti chiedessero di tornare a lavorare per i giovani nel calcio, ti piacerebbe? E poi hai ricordato che segui la Serie B. Ci segnali qualche giovane di Serie B che secondo te è promettente ed è all'altezza di giocare nel Napoli? Grazie. Ma guarda, ti dico la verità, Vicenza è casa mia, hai detto benissimo, se tu pensi che in Italia il pallone d'oro vinto dai giocatori italiani sono tre, Paolo Rossi, Baggio e Rivera, in due hanno giocato a Vicenza, uno è proprio vicentino, l'altro è stato adottato da Vicenza perché Paolo Rossi ha vissuto tanti anni qua, adesso ha un agriturismo in Toscana, fa mille cose. E aver indossato questa maglia, se tu pensi che prima dell'Atalanta mi sembra era la provinciale che ha disputato più campionati di Serie A, è una realtà diversa rispetto a Napoli, una realtà più piccola però una delle più importanti sicuramente, perché lo stadio anche qua è sempre pieno anche se è da 20.000 persone, però bellissimo lo stadio, è stupendo, la tifoseria mi ha accolto anche qui come uno di loro, difatti poi ho fatto la scelta di fermarmi qua perché gli ultimi 8 anni di carriera li ho fatti qua a Vicenza, ho fatto il dirigente per altri anni, poi mi sono fermato. Cioè, in Serie B è stata un'esperienza bellissima quella che mi ha offerto DAZN. Giocatori ce ne sono tanti, c'è Ricci dell'Empoli, però giocatori pronti per Napoli, ti dico, un giocatore che viene a giocare a Napoli fa già fatica se passa dalla Serie A alla Serie A. Dalla Serie B davvero grossi problemi, almeno non si parla di fenomeni, ma Napoli è una piazza che difficilmente va a pescare in Serie B per poter far giocare un giocatore a Napoli. Perché un giocatore che viene a giocare a Napoli deve avere esperienza, innanzitutto deve essere forte, esperienza, deve avere personalità, deve avere campionati sulle spalle, perché se sei un giocatore giovane in Serie B tutte queste cose non le puoi avere. Una piazza importante come Napoli ti può bruciare. Io penso che Napoli sia arrivato in dimensioni dove deve andare a prendere giocatori in prima fascia, come ha fatto quest'anno Osimhen, Kayoko, deve riconfermare come ha fatto quest'anno giocatori come Koulibaly, come Mertens. Avrei fatto uno sforzo in più per Callejon, perciò è una squadra che difficilmente, oppure può pescare in Serie B per poter poi far crescere da altre parti i giocatori che in futuro potrebbero essere adatti a vestire con la maglia. Perfetto, ciao Stefano, innanzitutto ciao. Anche io sono molto contenta e soprattutto orgogliosa di avere un giocatore, un uomo come te che ha fatto tanto bene con questa maglia e se ancora oggi sei nel cuore dei tifosi, soprattutto dei giovani che comunque non hanno ricordi nitidi della tua carriera in azzurro, vuol dire che comunque hai fatto tanto bene, quindi chi ama non dimentica, no? Una famosa frase che qui si sente spesso. Passando invece alla mia domanda, io voglio parlare proprio del Napoli attuale, quindi il Napoli di Gattuso. Che idea ti sei fatto su questa squadra e secondo te dove potrebbe arrivare il Napoli quest'anno? E poi ovviamente da bomber a bomber, cosa pensi di Osimhen? Allora, quest'anno ho seguito il ritiro del Napoli perché ero a Castel di Sandro per una testata giornalistica di Napoli e vi devo dire che le impressioni sono state quelle che mi aspettavo. Una squadra che ha lavorato molto
sull'intensità, ha lavorato sempre su due moduli, sul 4-4-2, no, sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1, e lo faceva tutti i giorni. Infatti, quello che mi auguravo io era quello, il desiderio era quello di poter vedere tutto il potenziale offensivo dentro, cioè col 4-2-3-1 dove potevi giocare con Osimhen, con Mertens dietro, con Lozano da una parte, o Politano, e dall'altra parte il capitano, Insigne. Questo mi auguravo e così è stato. Napoli sta facendo molto bene dal mio punto di vista. Deve cercare di trovare continuità di risultati, di prestazioni, perché quest'anno è un anno un po' particolare. Ci sono le squadre le più attrezzate, le più indicate a vincere lo scudetto, che erano Inter e Juve, che stanno faticando. L'Inter per un motivo, la Juve per un altro, non hanno trovato ancora precise identità da mettere sul campo, vivono più delle giocate singole che la Juve ancora di più dell'Inter, e perciò il Napoli quest'anno ha una grossa occasione per potersi imporre, anche perché poi la Roma sta tornando grande, il Milan sta tornando grande, sorprese come il Sassuolo, l'Atalanta, che non è neanche più tanto una sorpresa, hanno trovato pianta stabile nell'alta classifica. Osimhen, l'ho detto, diamante grezzo, deve migliorare tantissimo ancora nel magari lavorare con la squadra in determinati movimenti, però in queste prime partite, dal mio punto di vista, non è messo neanche bene nelle condizioni di poter rendere al massimo. È un giocatore. Quindi sicuramente che... l'avrei visto anche a Castel di Sangro, no? Perché poi lui ha dato anche spettacolo nelle amichevoli giocate. Ti ha stupito anche quelle amichevoli lì? Quelle amichevoli non le ho nemmeno tenuto conto, perché sì, no, dico, però ovviamente delle sue posizioni, magari come teneva palla, diciamo, di questi dettagli, sì, lo so, quando, sono amichevoli che lasciano il tempo che trova. Quando tu giochi contro una squadra che quello che pesava meno pesava 90 kg, non puoi tenere conto, puoi vedere che il giocatore ha le qualità quando arriva davanti alla porta, che il portiere e fa gol. Però io volevo vederlo nelle partite che contavano. Poi sai cos'è? Che quando tu giochi contro il Castel di Sangro, che gioca in eccellenza, hai sempre la palla tu. Osimhen prendeva 200 palloni al secondo, no? Perché ce l'aveva sempre il Napoli. E allora, con tutte le volte che ti proponi, hai meglio occasioni. Certo. Prima, sì, no, parlavo del giocatore, al di là ovviamente dell'avversario, proprio magari dei suoi movimenti. Mi è venuto fuori un articolo il giorno dopo. Grande Osimhen, 3 gol al Castel di Sangro. Era un po' anche stupido, perché non si rendono conto, però il giocatore c'è, il giocatore importante, il giocatore che ha le caratteristiche che al Napoli mancavano da anni. Uno che attacca forse da Cavani, uno che attacca la profondità con estrema cattiveria, uno che allunga la squadra avversaria, ti permette di giocare fra gli spazi, è uno che quando si trova davanti alla porta, da quello che ho visto, Castelsango la vede anche abbastanza bene. Deve migliorare sicuramente nel quando riceve palle a difenderla, a scaricare minuti a tempo con i suoi compagni. Difatti c'era Mertens che gli consigliava, continuava a parlare con lui, che gli diceva dove doveva stare quando la palla non ce l'ha nel Napoli. Capitava raramente, no, nelle amichevoli estive, però dal mio punto di vista un giocatore che ha delle potenzialità enormi, ma enormi, perché se migliora in qualche modifica diventa devastante. Però il Napoli deve sfruttarsi a servire un nuovo universo. Lui, quando è la palla, il primo passaggio deve essere dedicato. La squadra avversaria, lui va a giocare sempre sopra, e se la palla arriva a lui, molto probabilmente ci arriva più primo, perché ha delle leve lunghissime, ma poi è veloce e potente, perciò è un'arma devastante se innescata nel modo giusto. Esatto, un elemento che, quindi, come hai detto tu, mancava a Napoli, forse nei tempi di Cavani, quindi un attacco molto variegato e duttile, quindi potrebbe sicuramente un punto in più per il Napoli. Infine, appunto, per concludere questa intervista, penso hai saputo e comunque conosca abbastanza bene i fatti riguardanti la vicenda Juventus-Napoli. Tu che idea ti sei fatto su questo caso ormai nazionale? E se questo, appunto, se questo episodio può incidere in qualche modo sulla testa dei giocatori?
Allora, l'idea che mi sono fatto, no, è quella che si sono fatti un po' tutti, no? Quella che è uscita sui giornali, che sia stato, che possa essere stata una forzatura da parte della società a non partire, no? L'idea è quella che hanno un po' tutti perché mancavano tante persone, mancavano tanti giocatori, che dal mio punto di vista era meglio andare senza due o tre giocatori e incontrare la Juve in questo momento qua, che magari incontrarla fra un mese che ha aggiustato determinati equilibri. Ma io non penso possa incidere sulla testa dei giocatori, no? Perché questi giocatori non è che sono terzi ultimi, dico se avevamo quei 3 punti, no, sono situazioni purtroppo che capitano. Sai, non si poteva dal mio punto di vista creare un precedente simile, perché io so come funziona il Quindi se calcio. concorde fondamentalmente con la sentenza del giudice sportivo, Ma cioè sono di primo grado. concordo, ma il problema è questo, no? Che purtroppo è successa con quella squadra lì, contro quella squadra lì. Perché se noi andiamo a ragionare, adesso noi dobbiamo dimenticarci di ragionare di Napoli e Juventus, dobbiamo pensare a altre due squadre. Se fosse successo l'inverso, che la Juve non fosse venuta a Napoli, ci sarebbe stato il finimondo. Io sono legato tantissimo a Napoli e spero, allora, se ragionano col cuore, spero che tolgano il punto di penalità e si rifaccia la partita. Se devo ragionare da persona esterna, ci può stare la sentenza che hanno fatto, ma giusto per non creare precedenti. Poi il Napoli adesso è di Diciamo per nuovo seguire il vicino, protocollo che è stato firmato poi l'estate. ancora è vicino alla prima classifica, ha tutte le possibilità per vincere lo scudetto. Ecco, mi peserebbe tantissimo a fine campionato se ci fosse quel punto là, dovesse costarci caro. Allora sì. Speriamo di no. Non penso che succeda questo, che il Napoli quest'anno faccia un campionato importante e che si giochi e ha la possibilità di potersi giocare lo scudetto fino alla fine, perché Sì, questo è il quest'anno è molto problema. aperto il campionato. L'obiettivo del Napoli quest'anno dichiarato è quello di rientrare in Champions League e penso che sia l'obiettivo primario. Sì. Poi quando ci trovi là, se c'è la possibilità di trattare per qualcosa in più, ben venga, però io penso che rimanere nei primi 4 posti anche per un fatto economico sia importante per una società come Napoli. Assolutamente. Grazie, Stefano. Stefano, noi stiamo per concludere la nostra intervista, però come ti dicevo prima ci sono arrivati molti complimenti e ancora ora continuano ad arrivarci, così come tante domande e soprattutto una bella richiesta da parte di un padre e di un figlio che appunto ci chiedevano una tua maglia autografata, se è possibile. Guarda, faccio una richiesta a tutti i tifosi napoletani. Chi avesse una maglia mia dell'anno della vittoria della Napoli me la può regalare perché io non ce l'ho nemmeno una. Alla fine si è ribaltata la situazione. Lanciamo l'appello a tutti i nostri utenti. Sto cercando da una vita, ma non la riesco a trovare perché io purtroppo. Quando tu sei calciatore, queste cose magari non ci pensi. A me mi avevano chiesto 1.000 maglie. Io le regalavo sempre, non ho mai. Le regalavo talmente sempre che alla fine della mia carriera mi sono accorto di avere una maglia di quando giocavo. Purtroppo è stato un cruccio e adesso purtroppo devo cercarla e ogni volta che me la chiedono, dico, io gli faccio questa domanda, dico, se me la potete procurare perché io la devo mettere in un quadro e purtroppo non ce l'ho. Assolutamente, lanceremo questo appello. Facciamo questa richiesta ai nostri utenti. Nel frattempo, infatti, leggiamo queste alcune considerazioni che ci sono arrivate, come questa di Fabio Onorato, che dice: sei stato il mio idolo, ti rivedrei benissimo con Osimhen oggi. Ma sai, oggi giocare nel Napoli deve essere una cosa bellissima, no? Perché il Napoli ormai si è sistemato nelle zone alte della classifica di Serie A, è una società importantissima, è tornata a calcare il palcoscenico della Champions League ormai da tanti anni in pianta stabile. Se pensiamo che da quando è arrivato il presidente De Laurentiis, il Napoli è tornato a dire quasi stabilmente in Champions League. Cioè, giocare in quella piazza, peccato, peccato per Osimhen che non ha ancora visto cosa vuol dire giocare al San Paolo con i tifosi. Per lui sarà davvero una sorpresa appena tornerà a riempirsi la bombonera italiana, perciò sicuramente gli auguro di poter tornare il prima possibile a giocare davanti ai tifosi del Napoli.
È un peccato anche per i tifosi del Napoli non poterlo vedere giocare in questo momento. Quindi arrivano sì, anche tra i due ci perde di più il giocatore Osimhen, perché il Napoli accendi la TV, il giocatore lo puoi vedere. Lui finché non vedrà il San Paolo come si veste quando c'è la partita, non potrà mai rendersi conto. E questo è vero. Anche da YouTube ci arrivano molti commenti, come quello di Torino Emanuele che ci chiede, Stefan, sei stato una fortissima emozione della mia vita e ti ringrazio che ne hai fatto parte. Sei stato un grande giocatore e lo sei altrettanto nella vita. Un abbraccio forte. Belle soddisfazioni. Grazie. Anche Placido Duca si dice... Sì. No, dimmi. No, rispondi magari all'utente di prima e poi continuiamo con gli altri che sono molto entusiasti. Quando tu ricevi complimenti che vanno al di là del giocatore, no? Che sei legato a... Dopo il giocatore rimane la persona. Io quello che ho pensato sempre è che la carriera da calciatore finisce e rimani sempre però una persona. Se quando riesci a lasciare dei ricordi esulano dal fattore calcio, vuol dire che hai raggiunto i tuoi traguardi, e quella è la cosa più importante. È una bellissima soddisfazione. Placido Duca infatti ci diceva buonasera al grande Stefan, io sono uno di quelli che ha goduto e si è esaltato per i suoi gol. Gli chiedo se secondo lui nello staff tecnico attuale del Napoli manchi una figura di team manager e mi riferisco ad una bandiera del Napoli. Stefan, potresti essere tu. Complimenti a voi ragazzi. Grazie Placido. Ma magari potesse succedere. Quello è vero, il Napoli Calcio ha poche persone, o quasi nessuna, penso, di bandiere importanti, no? di quella società. Penso a Beppe Bruscolotti, se parliamo di capitano di storia. Penso che in futuro possa ricoprirlo Hamsik, possa essere un Mertens quando smette. Io penso che questi sono giocatori che hanno profili che si possono adattare a fare i team manager di una città come il Napoli. Potesse capitare a me, mi riterrei più che soddisfatto. Continuano le domande di Lino De Stefano. In questo caso, ciao Stefano, con 20 anni in meno in questo Napoli faresti sfracelli? Ma sarei contentissimo, tanto di più perché avrei 20 anni di meno. Un dettaglio da poco, però sai, in questo Napoli qua si divertirebbero in tanti, anche perché a differenza di un anno e mezzo fa, una mentalità completamente diversa. Questo Napoli rispecchia più la mentalità di quella che avevo io, no? Quella di non mollare mai, di cercare sempre di portare a casa il risultato quando non sei in forma, magari di usare anche le unghie. Questo Napoli ce l'ha. Continuiamo anche con Marco Cimino che fa una domanda in vista del prossimo match, quindi chiede anche un parere. Dice: Bakayoko nella prossima sfida da ex farà rimpiangere il Milan di non aver puntato su di lui in ottica futura, e come lo vedi nel centrocampo azzurro? Ma che farà rimpiangere il Milan ci speriamo tutti. Nel centrocampo del Napoli non si può vedere che bene, anche perché era un giocatore che mancava ed era un'assenza non da poco. Il Napoli non aveva fisicità in mezzo al campo e non aveva un giocatore con le caratteristiche di Bakayoko. Questo acquisto ha sistemato tutte e due le cose, ha dato tanta fisicità e ha dato quel, diciamo, interruttore di metà campo che il Napoli non aveva, perché avendo perso Allan, quelle caratteristiche non le aveva nessuno. Tra tanti piccoletti spiccherà Bakayoko, allora ci auguriamo contro il Milan. Ma sai, avrà un motivo in più per far bene, no? Perché è la sua ex squadra. A un certo punto sembrava dovesse andare a tornare proprio a Milano, invece il Napoli con un blitz l'ha portato via. Sicuramente è un giocatore che vorrà far bene, vorrà dimostrare al Milan di aver sbagliato. Qualcuno ci dice: a Milano ci sarai tu dal primo minuto. Grazie. Ci chiedono la tua presenza contro il Milan, anche a fronte di un possibile infortunio di Osimhen. In tanti chiedono se sei pronto a sostituirlo. Ma mentalmente anche sì, fisicamente no, perché ormai l'età non la puoi fermare più, gli anni passano per tutti, anzi
meno male che passano, perché se non ci fermano vuol dire che i segnali sono brutti, però sai, magari avere la possibilità, aver avuto la possibilità di giocare con campioni del genere e più di tutto aver avuto la possibilità di giocare in Serie A. Però adesso faccio altro, mi godo il calcio in un'altra veste che mi piace molto e cerco di sperare il prima possibile di riuscire di nuovo a fare una mega festa per Napoli e per Napoli. Speriamo veramente bene nelle prossime situazioni che si verranno a creare. Stefano, io voglio ringraziarti tantissimo per la bella occasione che ci hai dato e per essere stato qui con noi stasera. Grazie a voi, complimenti per queste interviste che fate voi, perché sicuramente tengono molto compagnia e tengono molto legati i tifosi e i personaggi che magari hanno smesso o che non hanno smesso, però insomma fa sentire vicino sempre i tifosi di Napoli. E niente, adesso i miei contatti ce l'avete. Quando volete fare delle chiacchiere, io rimango sempre a disposizione. È sempre un onore, veramente è sempre un onore. E quindi Stefano, l'hai detto tu, quindi se ti veniamo a bussare di nuovo, sei stato tu a dare la zappa. Di... Ci non sarà probabilmente Stefano volume 2, vedremo. Assolutamente. Molto volentieri. Perfetto, ragazzi, ringrazio anche voi per aver curato l'intervista insieme a me, vi auguro una buona serata. Grazie. Ciao Gabriella, grazie. Ciao, e ancora ragazzi. Ciao Stefano. Ciao, grazie a voi. A presto. Ciao. Grazie mille sempre ai nostri studenti, grazie a Stefan che ci seguono con piacere. Lascio a tutti una buona serata. Buonasera a tutti. Ragazzi, siamo giunti al termine di questa intervista, molto, molto importante, molto toccante per tutti noi, però non dobbiamo dimenticare che Mondo Napoli non si ferma qui, quindi vi voglio ricordare tutti i prossimi appuntamenti che ci saranno anche con l'aiuto della regia, che ci proporrà appunto la grafica dei prossimi appuntamenti. Quindi ci vediamo venerdì 20 novembre alle ore 18 con i consigli del Fantacalcio, della stessa giornata alle ore 21 per le ultime su Napoli-Milan, mentre domenica 22 novembre alle ore 20 con il prepartita di Napoli-Milan e il lunedì 23 novembre alle ore 21 con il post partita. Quindi mi raccomando ragazzi, seguiteci su tutti i nostri canali social, come già sapete sono su Facebook e Instagram al nome di Mondo Napoli page, il nostro sito ufficiale www.mondonapoli.it, la nostra chat Telegram Mondo Napoli Chat, di scaricare la nostra applicazione e di iscrivervi al nostro canale YouTube Mondo Napoli Channel. Ancora una volta vi ringrazio, buona serata a tutti e forza Napoli!